Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Allora, sono in una spiaggia della Sardegna, una delle più belle della Sardegna, e faccio una panoramica al volo e poi parliamo di tutti gli argomenti di oggi da De Ligt, perché tanti mi hanno chiesto le mie opinioni sulle parole di Matthijs De Ligt sulla Juventus e poi anche sul mercato, perché ci sono novità lato centrocampista. Già qua state vedendo lo spettacolo, ma ragazzi, guardate un po'. E sto in acqua a godermi questo mare e a parlare di calcio. Credo che non ci sia miglior posto e sto godendo veramente all'infinito. Prima di iniziare ragazzi, vi invito ovviamente a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Ovviamente lasciate il vostro commento sotto. Scusate lo sfogo di stamattina, ma ne avevo una per tutti, soprattutto per le critiche nei miei confronti che hanno, secondo me, sono andate un pelo oltre rispetto a quello che era il mio pensiero. Qualcuno mi ha giudicato, qualcuno ha iniziato a dire: ah, questo dice così perché è pagato dalla Juve, perché riceve i biglietti. Io dico: magari ricevesse i biglietti, ma sapete una cosa ragazzi? Io sono molto libero nel dire quello che penso, e se difendo la Juventus è perché ho stima di questa società in generale, perché io voglio essere positivo sempre nell'approccio alla vita e nei problemi. Perché se la Juventus è un problema, io penso che la Juventus farà di tutto per risolverlo, non per non risolverlo. Al di là della fiducia che possiamo avere o meno, ma deve essere questo, secondo me, l'atteggiamento proattivo di una persona che ha stima di sé e stima della squadra che tifa. Non possiamo sempre pensare che abbiamo un problema, andiamo di merda e bla 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 bla. Questo non è il mio modo di tifare. Poi capisco che qualcuno possa viverla in questa maniera, ma io non la vivo così, io la vivo molto tranquillamente. Io credo che dopo un'annata disastrosa la Juventus farà di tutto per tornare di nuovo competitiva e vincere. Poi in Europa è complicato, ma è complicato il contesto, è complicata la situazione economica, è complicato fare mercato, sono complicate tante cose. E io metto nel calderone un po' tutto, però ragazzi ho sempre massima fiducia, ma è questo il mio modo di essere, ma perché sono così anche nella vita. Se ho un problema cerco di risolverlo e andare avanti, non sto qui a dire: ah, sono una merda, non riuscirò mai in questa impresa. Io mi metto sempre degli obiettivi e cerco sempre di andare oltre quegli obiettivi, è il mio modo di essere. Per cui se io sono aziendalista come mi tacciate voi, perché credo che questa società possa fare delle buone cose, ragazzi, il mio modo di pensare, il mio modo di affrontare la vita, punto. Ve l'ho già detto, sono un inguaribile ottimista, nel senso che anche nelle difficoltà combatto e cerco di andare avanti, mi pongo degli obiettivi ambiziosi, è il mio modo di essere, non sto mai fermo e chi mi conosce lo sa. Ora, tornando a noi, parliamo delle parole di Matthijs De Ligt. Sono infastidito, un pelo sì, perché Matthijs De Ligt è la terza o quarta volta che rilascia dichiarazioni sempre un po' contro la Juve. Allora, premetto che secondo me ha in parte anche ragione. In questi 3 anni la Juventus non è stata all'altezza delle ambizioni di Matthijs De Ligt, la verità, ma non solo di Matthijs De Ligt, ma delle nostre ambizioni. Per cui certe parole di De Ligt, anche di critica nei confronti della società, sono critiche che abbiamo condiviso noi tutti, ora non prendiamoci in giro. E anche mi incazzo contro chi ne sminuisce adesso il valore ora che è andato via. Ora vi dico, De Ligt è sostituibile, non è che abbiamo perso... C'è comunque Bremer, che secondo me è fortissimo, e sono innamorato di questo giocatore alla stessa maniera, innamorato dei suoi dati, innamorato dell'annata che ha fatto l'anno scorso e spero che possa ripetersi. Però vi dico, De Ligt ha detto secondo me una marea di inesattezze. Intanto ci sono i pesci che mangiano la pelle morta e mi dà un sacco fastidio e sto scalciando all'infinito. Allora, la cosa che mi ha dato fastidio di De Ligt in particolare è stata la seguente. Quando ha parlato di: ho scelto la Juventus per Sarri. Ok, tu hai scelto Sarri, poi Sarri l'abbiamo cacciato, vero, l'ha detto anche lui. Però io non ricordo una stagione particolarmente brillante di De Ligt. Poi ha avuto problemi alla spalla e questo è un dato di fatto. Ma ricordo anche tanti interventi a vuoto. Ricordo anche tanti falli di mano. La nomea di pallavolista se l'è fatta proprio in quella stagione. Ora io ci scherzo con questa roba del pallavolista, secondo me De Ligt rimane comunque un giocatore forte, però con Pirlo e il buon Allegri, secondo me con Allegri ha fatto la migliore stagione De Ligt dal punto di vista statistico, dal punto di vista delle prestazioni, lo ha detto anche lui, per cui ha messo una strano tutto questo chiacchiericcio intorno alla Juventus.
Un'altra cosa che mi ha dato fastidio, alla Juve si lavora poco. E come mai Emre Can ed Evra dicono esattamente il contrario? Sono percezioni soggettive. Sono percezioni soggettive che a noi tifosi danno fastidio. Punto. E sapete qual è il mio modo di rispondere a Matthijs de Ligt? Né odio né rancore, solo tanta voglia di vedere la Juventus che gli caga in testa in Champions League. Questo è il mio modo di essere tifoso. Cioè, io non ho nulla contro Matthijs. Matthijs è stato importante per la Juventus in questi 3 anni. Grazie mille Matthijs per quello che hai fatto alla Juve. Adesso la Juventus ha altri giocatori e spero che quei giocatori, in caso di scontro diretto col Bayern di Monaco, in un quarto di finale, in un ottavo di finale, ma anche nel girone dovesse capitare, ecco, io mi auguro che la Juventus caghi in testa a Matthijs de Ligt sul piano del gioco, perché la rivalsa che dobbiamo avere nei confronti di Matthijs de Ligt è sul campo, non personale, non con gli insulti, non serve a nulla. La miglior risposta che la Juventus può dare ora a Matthijs de Ligt è sul campo, andare là e cagargli in testa. Scusate se uso questo termine qua, ma è per farvi capire un po' come la vivo io, come vivo io il calcio. Poi ripeto, certe critiche di Matthijs non sono sbagliate, perché noi tutti abbiamo criticato la società, la Juventus in questi anni per resa, perché anche con Sarri, non ricordo, un calcio brillante, Sarri ha rinunciato a fare il suo gioco e la sua idea di gioco. Da ottobre in poi ha smesso completamente, ha messo i remi in barca, ci siamo trascinati, c'è stato il Covid di mezzo, abbiamo fatto una figura barbina con Lione in Champions League, abbiamo vinto lo scudetto, bene sì, ma alla fine è un punto di distanza dall'Inter di Conte ed è finita là. Ok, con Pirlo avete visto che stagione abbiamo vissuto, è stata estenuante. Con Allegri io ho esultato l'ultima giornata, perché non perché la Juve insomma abbia brillato particolarmente, ma perché era finita una stagione veramente da rottura di cazzo. È sempre stato un calare completamente, mi auguro che adesso torni di nuovo la salita, l'ascesa verso la vittoria. Questo è quello che spero. Questo è quello che dico su Matthijs de Ligt. Io non ho rancore nei suoi confronti, credo che anche certe critiche siano giuste. Sta esagerando, perché la terza volta che parla di Juve sembra che abbia solamente questa argomentazione col Bayern di Monaco. Il pensiero da tifoso che ho è e spero che la Juventus torni in auge per poter battere il Bayern Monaco sul campo e dimostrare a Matthijs de Ligt che quel che lui pensa attualmente sulla Juve è solo una stronzata. Cioè, questa è la mia idea. Adesso parliamo di mercato. Qualcuno mi parla di Milinkovic-Savic. La Juve sicuramente sta ragionando su un altro centrocampista, ma occhio anche a Fabian Ruiz, che è in scadenza col Napoli e potrebbe essere uno di quei colpi a sorpresa della Juventus. Vediamo che cosa succederà. Fatto sta che sicuramente la Juventus deve operare in ambito cessioni in maniera importante, cioè Rabiot e Arthur non li dobbiamo più vedere alla Juventus. Poi si ragionerà sull'eventuale profilo che andrà a puntellare un reparto. C'è Paredes, sono tanti i nomi ed è prematuro secondo me ragionare in tal senso. Poi io ripeto, va benissimo il centrocampo, vanno benissimo le cessioni, che le cessioni del centrocampo sono prioritarie rispetto agli acquisti nuovi, però voglio una Juve molto concentrata, ragazzi, su che cosa? Sulla difesa, sul difensore centrale e sul terzino sinistro. Se ne parla molto poco, io continuo a battere il ferro. Benvengano Udogi, benvengano i Raum, benvenga qualcuno, perché ragazzi non se ne può più di una Juve che a sinistra è completamente monca. E badate bene che Alessandro Pellegrini è una coppia che a me non piace e ce ne accorgeremo durante la stagione, perché secondo me faremo una fatica bestia. Signori, da Calaluna questo è tutto, un abbraccio a voi e sempre fino alla fine, forza Juve!